Ciao, sono Valeria. Oggi vi faccio vedere come crearci un centrino di pizzo con Silhouette Studio per poi tagliarlo con la Cameo. Ci creiamo un cerchio, per farlo perfetto teniamo premuto Alt, poi prendiamo un altro cerchio, lo facciamo più piccolo e lo posizioniamo in questo modo, in modo che venga sia metà sotto e metà sopra. Prendiamo il centro del cerchio e spostiamo il centro appunto nell'altro centro del cerchio più grande, in modo che quando lo duplichiamo venga nella stessa posizione. E andiamo su duplicare, facciamo per 5 volte, ancora e ancora. Vedete, il cerchio è venuto tutto ricoperto. Adesso qui mi è venuto sovrapposto 3 o 4 cerchi, io adesso li tolgo e li cancello perché non mi servono. Fatto questo, li seleziono, poi vado su modificare e faccio salda e abbiamo fatto il nostro cerchio a fiore, cioè il nostro fiore che è la base del nostro centrino. Poi ora voglio fare una traccia e faccio una traccia esterna offset, e questo mi serve per poi posizionare gli altri cerchi più piccoli che formeranno poi, diciamo, il pizzo. Vedete? Vedete, questa è la base. Poi prendo ancora l'ellisse e incomincio a crearmi tanti piccoli cerchi. La grandezza poi la decidete voi. Prendo lo strumento sposta e me lo posiziono, e questo è il primo. Poi duplico e me lo riposiziono come meglio credo, vedete voi. Ancora duplico, ancora. Sicuramente c'è un altro modo. Io adesso ho imparato a fare questo, ma logico, sperimentando si riesce anche a trovare una soluzione migliore, ma comunque lo vedremo poi in seguito. Per adesso io so questa e duplico ancora e posiziono. Ora vedete, abbiamo fatto il primo, diciamo, petalo di questo fiore, di questo pizzo. Ora per fare prima li seleziono tutti, così li raggruppo e poi li duplico e lo posiziono nell'altro petolo, me lo aggiusto. E così per tutti i petali, cercando di tenere le stesse distanze, cercando di aggiustarli, diciamo che è una cosa abbastanza regolare, vedete? Adesso mi li posiziono bene. Ora metto in pausa perché per farli tutti, ecco, sono ritornata, faccio l'ultimo, duplico e così abbiamo finito il nostro fiore, diciamo. Posiziono bene. Fatto questo, controllo che siano tutti a posto
ne aggiungo anche uno perché mi sembra un po' vuoto tra i due spazi, quindi me li duplico. Vedete? E così fino alla fine. Bene, ora che è l'ultimo che posiziono, ho accelerato un po' le cose perché altrimenti stiamo qui tanto, e ho messo l'ultimo cerchietto. Ora vedete, mi sembra più pieno tra le due giunture. Tolgo, vi ricordate la traccia che avevo messo all'inizio? Ecco, la tolgo, vedete, e rimane tutti i cerchietti, diciamo, alla stessa distanza. Ora me ne creo un'ellisse più allungata per fare un altro motivo, perché così mi sembra un po' troppo spoglio. Lo seleziono e faccio sempre la stessa operazione di prima: prendo il centro del cerchio di questa ellisse allungata, lo porto, diciamo, un po' in sotto e duplico, ruoto ancora per tre volte ancora. Tolgo questi due che mi sono venuti sovrapposti ed ecco qua un altro motivo. Seleziono tutto, lo sposto, me lo cerco di aggiustare come più mi piace, come sta meglio, vedete voi. Ops. Per tornare indietro uso la freccetta, li riseleziono tutti, li raggruppo così riesco a lavorare meglio, poi duplico e anche questi me li posiziono come meglio credo. Poi questo sta a voi come volete fare, come volete metterli. Io adesso faccio così perché io avevo già intenzione di fare questo tipo di, scusate, ritorno indietro perché lo voglio fare più piccolo, mi sembrano troppo grandi. Duplico. E me li posiziono anche questi per tutto il cerchio. Ora metto in pausa e me li metto tutti. Ecco, sono tornata e posiziono gli ultimi. Duplico. E questo è l'ultimo. Cerco di aggiustarli meglio. Un po' questo sposto. Ecco fatto. Ora seleziono tutto, poi raggruppo, no, creo tracciato, seleziono tutto e vedo se, ecco qua il nostro centrino di pizzo, vedete? Sono abbastanza soddisfatta avendolo fatto per la prima volta con voi.
Poi vediamo quando verrà tagliato. Vedete, adesso me lo salvo nella mia biblioteca. Gli do un nome. E faccio ok. Bene, ora andiamo a vedere nella nostra biblioteca. Eccolo qua, ci clicchiamo due volte e ce lo troviamo nella nostra area lavoro. Bene, ora lo tagliamo con la silhouette, quindi vi faccio vedere da questa angolazione. Qui sono con la videocamera. Vi faccio vedere che vado nella mia biblioteca, mi cerco il mio centrino pisso, lo metto nell'area lavoro, poi mi setto la pagina in A4 perché io ho un A4, vedete? Aprire la finestra strumenti è questa. Ecco, ora rimpicciolisco un attimo il mio centrino di pisso perché altrimenti non viene tagliato. Lo posiziono. Poi controllo se nella silhouette è tutto a impostazioni, sono tutti regolari, prima di dare taglia. È sul 2. Ora la inserisco nella silhouette e faccio partire il taglio. Ed ecco che il taglio è partito, adesso aspetto che finisca, poi vediamo il risultato. Sta tagliando. Ecco, sta tagliando, ha quasi finito. Ho accelerato un po' il video perché altrimenti non finisce più. Sta finendo. Ecco qui. Ora lo togliamo dal tappeto, dal tappetino, piano, e vedete? Questo è il contorno. Ecco qua il nostro centrino a pisso, che poi ci servirà per tanti progetti scrap, ma ne farò anche un video tutorial per vedere come usarlo. Io ho intenzione di fare un fiore, vedete? Poi dopo logicamente bisogna cercare di togliere tutti i pezzettini di carta rimasti, però questo è il risultato, non c'è malaccia, vero? Bene, spero che vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao.